un 4-0 della Steaua Bucarest sul Galatasaray. La Steaua in maglia rossa va in vantaggio subito all'ottavo, azione Petrescu, Rotario, Dimitrescu, c'è una deviazione di Eran che batte il suo portiere Simovici ed ecco l'azione ripetuta che all'ottavo minuto porta subito in vantaggio la squadra rumena che ha effettuato un gran numero di affondi soprattutto sulla parte sinistra. Anche questo qui al 39esimo c'è un fallo di Youssef su Piturca, l'arbitro portoghese Correja concede il penalty che viene trasformato da Agi che guida la classifica del Bravo. Molte azioni da parte di Petrescu, di Rotario, di Dimitrescu. Poi eccoci nella ripresa con il gol che viene annullato ai giocatori turchi che hanno cercato nella ripresa, qui stiamo rivedendo l'azione del gol che è stato annullato dall'arbitro Correja, forse per un fuorigioco anche se le immagini non confermano questa posizione. Ha ripreso poi a premere la squadra della Steaua che è andata di nuovo vicina al gol in tante circostanze. Qui siamo al 33esimo, c'è un'azione Balint, Dimitrescu, cross per Petrescu con un gol a fil di palo che porta la Steaua sul vantaggio di 3-0. Rivediamo anche la fase finale di Petrescu dopo l'azione Balint, Dimitrescu. 36esimo, prodezza di Agi che ruba la palla a Cunei, cross per Balint che era entrato nella ripresa e il gol del 4-0. Rivediamo anche la quarta rete della Steaua che sembra ormai lanciatissima per la finale che si giocherà a maggio a Barcellona.